essere venuti così numerosi in questa piazza che non pensavo avrebbe oggi accolto così tante persone. Cercherò di essere breve e di concentrare in poco tempo alcuni pensieri che mi stanno particolarmente a cuore, perché la storia di questo monumento è una storia che ci lega profondamente come non vedenti e come associazione APRI a questa piazza. Pochi di voi sapranno alcune notizie che io adesso brevemente vi dirò, però prima mi sembra doveroso fare alcuni ringraziamenti alla circoscrizione 1, al Presidente, alla città di Torino, sia all'assessore Tisi, sia alla direzione che cura i monumenti, all'architetto Mastrippolito, alla restauratrice, alla banda della Polizia Municipale che ci ha voluto onorare di questa sua presenza e rallegrare questa manifestazione. Grazie a tutti, insomma, se ho dimenticato qualcuno. Era mi sembra di ricordare giusto, il 13 di novembre del 1988, quando per la prima volta venimmo a conoscenza di questo sfregio vandalico che ha deturpato questo monumento. Un articolo apparso su un settimanale cattolico di Torino, Il Nostro Tempo, che denunciava questa situazione. Da quel giorno rimasi profondamente colpito e nel momento in cui nacque la nostra associazione, in un certo senso ci sentimmo subito legati a questa piazza e a questo monumento. Nel 1989, e lo dico all'assessore Tisi, che è assessore da poco e con la quale stiamo collaborando fattivamente per la riforma del regolamento cittadino sul trasporto dei disabili, ma bisogna ricordare anche un pochino il passato. Nel 1989 la nostra associazione si riunì in questa piazza per denunciare la situazione di grave dimenticanza in cui era stata lasciata la categoria dei disabili visivi. E allora, mi ricordo, era il 13 di febbraio del 1989, facemmo un piccolo restituzione simbolica di un bastone bianco, ma che era di plastica, cioè praticamente soltanto un simbolo, e mettemmo sotto il monumento di Paleocopa un grande cartello nel quale dicevamo che il ministro di Sua Maestà era solidale con la categoria dei disabili visivi che rivendicavano il diritto alla mobilità. Nel novembre dello stesso anno facemmo una manifestazione proprio per lo stesso problema in questa piazza. Quindi c'è una tradizione che ci lega sia dal punto di vista storico, perché come dirà adesso la dottoressa Seccardi, Pietro Paleocapa è stato uno statista che ha convissuto per circa 20 anni della sua vita con la disabilità visiva, ma sia proprio anche per la nostra attività di cittadini, di cittadinanza attiva in questa città che in qualche modo ci ha dato battesimo questa piazza e questo monumento. Nel 1993 organizzammo un convegno presso il Museo del Risorgimento sulla storia, diciamo, torinese della disabilità visiva, in cui rievocammo ancora la figura di Pietro Paleocapa. Negli anni successivi non smettemmo mai di chiedere in qualche modo che venisse sanata questa ferita e questo atto vandalico venisse restituito a Paleocapa il bastone bianco. Siamo arrivati al 150° anniversario dell'Unità d'Italia, credevamo che questo sarebbe stato il momento giusto, abbiamo fatto molti appelli. Purtroppo la crisi economica, purtroppo le situazioni contingenti, purtroppo tanti fattori ci hanno impedito di trovare sponsor sufficienti per poter restaurare completamente questo monumento che lo meriterebbe. Però come associazione ci siamo sentiti in obbligo in qualche modo di
dare comunque un primo cenno, un primo simbolo e restituire simbolicamente il bastone bianco. All'epoca di Paleocapa non erano ancora bianchi i bastoni dei ciechi, però comunque il bastone è sempre stato lo strumento principale che in ogni epoca storica ha contraddistinto la deambulazione dei non vedenti. Pensate che esiste addirittura un mosaico nella Pompei romana che rappresenta un non vedente appoggiato ad un bastone. E quindi, più che il Braille che oggi si festeggia, il bastone è proprio uno dei simboli gloriosi, devo dire in un certo senso, della cecità. In questa città di Torino, che racconta anche nella sua storia quella di un non vedente che nel 1200 arrivò da Brianzon e che in qualche modo dette vita al famoso santuario della Consolata, ha poi avuto questo secondo cittadino di elezione, perché Paleocapa era originario di Bergamo, che in qualche modo ha svolto la sua preziosa opera in questa città. E quindi non vorrei prendere ulteriore tempo, voglio dire che sono particolarmente felice, perché si corona un sogno quello di poter riavere, un sogno che ha caratterizzato tanti collaboratori della nostra associazione, ne cito soltanto una, l'artiflologa Gabriella Garzillo, che è mancata nel 1998 e che sempre aveva chiesto di poter arrivare a questo restauro. Tant'è che io chiedo all'assessore Tisi di farsi interprete presso il sindaco, presso la giunta, non chiediamo soldi, però chiediamo magari che questo monumento in qualche modo possa essere definito da tutta la città come il monumento al non vedente. A Pietro Paleocapa e al nostro più illustre concittadino che era non vedente. Grazie, darei la parola adesso a Cristina Siccardi. Vi dico soltanto due cose su di lei. Ci tenevo che fosse presente oggi per almeno due motivi. Primo, perché è una storica estremamente competente, ha scritto circa 50 libri, soprattutto su figure del Risorgimento italiano, dai santi sociali ad altre figure di Casa Savoia, eccetera. Quindi era la persona più adatta per parlarci oggi di Pietro Paleocapa. E sia perché fu la prima giornalista, allora giovanissima, nel 1988, a scrivere un articolo in cui si denunciava questo sfregio a questo monumento. Quindi io concludo, vi ringrazio ancora, grazie veramente e spero che di poterci poi ritrovare presto per festeggiare il restauro completo di questo bellissimo monumento. Grazie.